Ragazzi, 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 bentornati sul canale. Allora, oggi praticamente ceniamo insieme una sorta di mukbang. Perché mi sono accorta che vi è piaciuto tantissimo il What I Eat in Diet Day, quindi cosa mangio in un giorno di dieta, anche se in quel video vi ho fatto vedere praticamente come organizzo la giornata, quindi quello che mangio durante tutta la giornata. Invece, questa sera, dato che sono sola a casa, ho detto perché no, faccio un mukbang così mi tenete compagnia, chiacchieriamo un po', parliamo di cavolate, però ci teniamo compagnia. Vi faccio vedere cosa mangio io questa sera. Praticamente adoro la mia nutrizionista e questo penso di avervelo detto già centinaia di volte, però allora, mi ha concesso durante la settimana di sostituire una volta il pane con una piadina. Quindi io quando soprattutto sono sola a casa prediligo mangiare questa perché insomma mi dà soddisfazione, già sono sola. Beviamo rigorosamente acqua naturale, quindi iniziamo subito con un sorso d'acqua perché l'acqua, da quel che ho capito, praticamente aiuta anche a digerire meglio, per cui acqua a volontà. Perfetto. Allora, nella piadina, naturalmente non ci andiamo a mettere porcherie perché è pur sempre un pasto da dieta. Quindi quello a cui io sto sempre molto attenta è che ci sia la dose di carboidrati, la dose di proteine, che in questo caso è una scatoletta di tonno, e questo è quello all'olio d'oliva che ho sgocciolato, però naturalmente se lo prendete naturale è meglio, però naturale no, non ce la posso fare. Ho questa insalata che vado sempre a mettere nella piadina e c'è sia il lattughino che la rucola e dei pomodorini. Quindi andiamo. Mi sono fatta un male prima vicino alla porta, si è praticamente arrossato tutto e mi fa un male cane. Comunque, bando alle ciance, torniamo a noi. Quindi io praticamente nella piadina ci vado a mettere questi tre ingredienti, la arrotolo, diciamo, e la mangio così. E stasera la mangiamo insieme chiacchierando. Ah, la piadina l'ho tostata, infatti non so se si vede, ma sul gas c'è, come si chiama? La pentola, il pentolino, la padella in cui l'ho messa. Quindi quell'insalata poi ce la mangeremo così e ci andiamo a versare tutti i pomodorini sopra. Anche se io li ho appena tirati fuori dal frigorifero e sono freddissimi. E io non è che ami tanto i pomodori freddi o comunque tutto ciò che è freddo. Vabbè, andiamoci a sversare anche il tonno. Io adoro, adoro, adoro questa cena. A volte invece della scatoletta di tonno ci metto il salmone. E il salmone, sì, il salmone lo prendo quello cotto al vapore al naturale che mi piace, quindi lì andiamo un po' più sul leggero rispetto a questa scatoletta di tonno, ma comunque io penso che questa piadina, come tutte le volte che la mangio, non si chiuderà, ma noi ci proveremo. Mamma mia, quanto adoro mangiare, cioè quando la mia cena è questa io adoro la mia nutrizionista. Naturalmente, trattandosi di un mukbang, se vi dà fastidio sentirmi parlare masticando o sentire comunque i rumori di qualcuno che mastica, potete chiudere il video perché sarà tutto un video così. Praticamente ceneremo insieme. E io mi sono dimenticato i fazzoletti. Per cui vado a prendere i fazzoletti. Tornata. Allora, parliamo. Di che parliamo? Ah, ragazze, vi devo assolutamente aggiornare sull'ENNE.
Probabilmente a questa distanza non si vede molto, ma finalmente non sono più arancione, vai! Adesso strafame stasera. Comunque, non sono più arancione. La cosa che mi aveva detto quella ragazza della bioprofumeria ha funzionato alla grande. Quindi ho fatto prima l'impacco con gli oli e dopo una settimana ho fatto prima l'N rosso e poi il mix di Kadim Dark, quindi scuro. Non sono assolutamente usciti scuri, anzi, forse non ha neanche coperto esageratamente, nel senso che ha eliminato l'arancione, questo è certo, ma non sono marrone scuro, sono piuttosto un castano ramato. Mi piacciono tantissimo. Ragazzi, sto combinando un macello. Un macello. Meno male che ho la tovaglietta davanti. Avrei dovuto mettere la tovaglia grande perché io sono una frana quando mangio. Un macello sto combinando. Poi ci sono questi pomodorini che scappano ovunque. Comunque, mi stavo dicendo, è fantastico. Mi sono trovata benissimo. Non ho perso neanche chissà quanto tempo, perché sono stata praticamente un paio d'ore con l'enne. Poi l'ho tolto e la mattina seguente ho fatto di pomeriggio e la mattina dopo ho fatto il dark. E l'ho tenuto su un'ora e un quarto, 1 ora e 20. Perfetto, cioè. Quindi praticamente volendolo fare in un'unica giornata, 4-5 ore, e avete lavato, asciugato e messo in piega i capelli, fatto tutto. Certo, non è come la tinta, che ci vuole mezz'ora, però. Non andiamo a rovinare i capelli. I capelli sono più nutriti, anzi, non so se notate, ma io adesso non sono neanche tanto messa in piega, nel senso che io una piega gliel'avevo data, avevo fatto pure tutti i riccioli, ma i miei capelli decidono loro, cioè non è che puoi dargli una forma e loro la tengono per qualche ora, no. Loro decidono come devono sistemarsi. E soprattutto adesso che ho fatto da pochissimo l'enne, sono praticamente, non ho potuto mettere né balsamo né nessun tipo di styling, quindi sono pieni, sono grossi, sono diventati tanto grandi. Cioè, io già ho un capello che non è estremamente sottile, anzi, ma adesso proprio. Tanto che vedete, ho dovuto metterci una pinza a tirarmi su i due ciuffi davanti perché è impossibile. Cioè, io già li detesto, cioè, non che li detesto, però non sopporto i capelli che mi vengono avanti, che mi danno fastidio. Questi sono pazzeschi, non un fastidio incredibile. Infatti, se andate a vedere qualche video vecchio, praticamente è stato un periodo in cui non ce la facevo più. Io li ho tagliati. Ne ho fatti corti, molto corti. Avevo più corti di un caschetto, insomma, li avevo proprio corti. Mi piacevano tantissimo, tanto che li ho fatti corti una volta, al punto che la parrucchiera dove sono andata mi ha praticamente fatto la foto del prima e del dopo, una sorta di trasformazione, perché io quando sono andata avevo i capelli lunghissimi, più di metà schiena, e me li ha tagliati al punto che, insomma, i più corti erano comunque così cortissimi, di un paio di centimetri massimo. È stato bellissimo quel periodo, ero comodissima. Poi
Quasi non ci pensavo i capelli, quasi non pensavo neanche a metterli in piega, andavano in piega da soli, erano fenomenali, li adoravo. Poi lavavo i capelli, si asciugavano, cioè neanche in 5 minuti, era una cosa lampo proprio. Poi ho fatto passare 6 mesi, quindi si erano allungati. Mi iniziavano a dare fastidio di nuovo. Sono tornata dalla parrucchiera, li ho ritagliati di nuovo, ancora più corti della volta precedente. Proprio, cioè, c'è stato. Quello è stato un anno, l'anno scorso, in cui non ne volevo proprio sapere dei miei capelli. Non ce la facevo più. Poi, passati gli ultimi 6 mesi, che erano di nuovo cresciuti, avete visto quando vi tagliate i capelli cortissimi e poi li avete ad una lunghezza tipo a metà collo che vi dà fastidio perché non è né corta né lunga né si può fare una. Madonna, quanto mi fa male. Si può fare una qualsiasi piega, una ciappetta, una molletta, niente, non potete fare niente. Odiosi. Ho deciso di farli crescere un'altra volta. Sono arrivata praticamente alla lunghezza che, cioè, adesso sono leggermente più lunghi, ma sono ancora a quella lunghezza che toccando le spalle vanno a girarsi. Quindi vedete ciuffi che stanno girati in dentro, ciuffi che stanno girati in fuori. Li odio, li detesto. Li faccio ricci, li faccio lisci, ci passo la piastra. Posso fare il mondo, posso fare il mondo, ma loro vanno dove e come vogliono, cioè non ce la faccio, non ce la posso fare. Però stavolta ho deciso di dargli un'altra opportunità, quindi li farò ricrescere, li farò allungare di nuovo e speriamo che qualcosa riesca. Questo piadino è buonissimo. Comunque, cambiando discorso, quest'anno ho deciso di dedicare più tempo alla lettura. Ho deciso di leggere più libri. Non c'è un genere che mi appassiona particolarmente. Leggo diversi generi. Ma ultimamente, e non parlo solo di libri, ma anche di telefilm, sto impazzendo per i gialli. Investigazioni, polizia, omicidi. Adoro. Adoro, cioè non ce la posso fare. Quando vedo qualcosa, anche in televisione, solo di sfuggita, devo fermarmi a guardarla. Cioè, non ce la faccio, è più forte di me, qualsiasi cosa che riguardi un giallo, un'investigazione, un omicidio, devo vederla. Infatti adesso su Infinity stiamo vedendo Chicago PD, mi pare si chiami, sì, Chicago PD, che riguarda la polizia, un ambito insomma della polizia con omicidi, investigazioni, eccetera. E ho letto uno, forse due libri. Sui gialli, quindi voglio farvi un video a parte in cui vi parlo dei libri che ho letto in questo primo mese di gennaio, scusatemi. Almeno così mi spronate anche un po' di più a leggere, perché alla fine avrò letto tre libri forse. Vorrei leggerne di più, però comunque faccio un sacco di altre cose durante la giornata, quindi il tempo è quel che è. Però sono felicissima perché Vodafone venerdì ha regalato il Kindle Unlimited, una cosa del genere dovrebbe chiamarsi, ed è praticamente l'abbonamento che vi permette di fare Amazon con il Kindle, che costa tipo 10 euro al mese e potete scaricare tutti i libri che volete.
Però Vodafone ha dato la possibilità di fare una sorta di abbonamento di 3 mesi gratis e quindi poi potete, se non volete più continuare, potete disattivarlo. L'unica pecca è che non avendo il Kindle, praticamente devo scaricare l'applicazione sul telefonino, sul tablet o al PC, però non è la stessa cosa che leggerlo sul Kindle, cioè io ho il Kobo e non, cioè sono due, come si dice? Antagonisti e quindi non è possibile trasferirli sul Kobo. Il Kindle non ce l'ho, quindi devo leggere sul telefonino, sul tablet, il che è un po' più difficoltoso, più che altro perché può dar fastidio alla vista comunque leggere sul telefonino rispetto a leggere su un accessorio che è fatto apposta per quello, insomma. Ragazze, sto seriamente decidendo di spegnere qui il video perché praticamente è volata una cimice sulle luci e io ho il terrore delle cimici e questa è particolarmente attiva perché si sta muovendo e io ho paura che venga nel mio piatto a mangiare con me, vi prego, aiuto. Penso che la fine di questo video sarà un... Attenzione alla cimice, potrei mettermi ad urlare. Cioè, se vola, io mi metto ad urlare e scappo. Ragazze, vi saluto già. Perché se quella cosa vola, io vado via. Io vado via, ragazze, ve lo dico. Io vado via. Se quella cosa vola, io vado via. Quindi mi sbrigo a mangiare. No, ragazzi, voi non potete capire il terrore che ho io. Riesco a guardarvi solo perché con la coda dell'occhio vedo lì. Ma io mi devo spostare con la sedia. Devo essere pronta per poter scappare. No, ragazze, se quella cosa vola io scappo. Quindi già vi saluto, mettete un like, iscrivetevi al canale, fatemi compagnia. Comunque è stato carino, cioè è quasi terminata la mia piadina. È stato bello perché almeno non ho mangiato da sola. Mi sono divertita, sono stata con voi. Ho il terrore che quella cosa voli. Cioè, ragazzi, voi non potete capire come sto mangiando io. Oddio, tremo. Io odio le cimici, le odio. Oddio. Cioè, io terminerò di mangiare adesso. Scappo dentro. Me ne scappo in camera. Col cavolo che torno qui. Aspetto che torni mio marito per ucciderla. Meno male che torna tra un po', tra un paio d'ore. Perché no? No, ragazzi, non ce la posso fare. Adesso si è fermata. È ferma lì, ma io ho il terrore che voli. Io scappo. Cioè, io ve lo sto dicendo da mezz'ora. Io scappo se quella cosa vola. No, non ce la faccio. Ragazze, cioè ditemi che anche voi siete così. Ditemi che anche da voi ci sono le cimici poi. Ma dico, fa freddo, ma come fanno ad esserci le cimici con questo freddo? La rucola mangiata così è amarissima, mamma mia. È tremenda. Ragazzi, ho chiuso gli occhi per un attimo. Non posso perderla di vista, quindi, cioè, non fate caso al fatto che io non guardi voi. Perché se guardo voi, sì, con la coda dell'occhio guardo lei, ma se lei scappa, io potrei morire. Potrei morire. Non mi sto neanche gustando quello che sto mangiando. Meno male che la piadina era quasi finita quando l'ho vista, quando mi sono accorta della sua presenza. Che poi... Io sto tutta chiusa in casa. Da dove caspita è entrata?
non lo so, ma anche voi, cioè, a parte che il periodo delle cimici è finito da un pezzo, le cimici qua sono una cosa bestiale, appunto che io le trovo, cioè, nel cassetto dell'intimo, ovunque stanno, si ficcano ovunque, oddio, si muove ancora, mamma mia. A volte nella lavatrice, cioè resistono a lavaggi e ad asciugatrici. Sono immortali, le detesto, le odio. Non ho neanche il coraggio di avvicinarmi, cioè so che magari non pungono, non fanno niente, ma quella cosa si sta muovendo, io ho il terrore. Ragazzi, io non mi riesco neanche all'insalata, me ne vado. Basta. Ho passato gli ultimi 5 minuti a dirvi che io non tolgo gli occhi di dosso a quella cosa. Non torna mio marito, non vado neanche a lavare queste cose. Ora le metto nel lavandino solo per allontanarle da questa bestia. Mi dispiace che l'ultima parte del video sia stata monotona e brutta e spaventosa, ma quella cosa continua a muoversi, aiuto! Ragazze, voi non avete idea, la luce è tipo alta così, cioè tipo 60 centimetri, se la sta facendo in lunghezza, sta salendo in salita, cioè quella, cioè la luce poi è messa un po' obliqua, se perde l'attacco, quella puff cade e vola, inizia, no ragazzi io me ne devo andare, è stato un piacere. Ma comunque, alla fine è rimasta solo un po' di insalata che non finisco perché c'è un sacco di rucola ed è un sacco amara. Nella piadina si sente di meno, ma così a nuda e cruda si sente che è una meraviglia. Quindi mi ha fatto piacere cenare con voi. Spero abbia fatto piacere anche a voi. Se vi va di tenermi compagnia qualche altra serata, mettete un like a questo video così io lo capisco e magari farò qualche altro video di pranzo o cena quando sono praticamente a casa da sola e magari mangiamo e chiacchieriamo insieme. E quindi niente, vi ringrazio di aver visto il video e vi mando tanti baci. Ciao!